Allora direi che siamo pronti a partire perché, nonostante manchino ancora qualcuno dei nostri ospiti, ma ci hanno garantito che si collegheranno tra breve. Ringrazio già i presenti, ringrazio tutti gli unionisti, ma non solo gli unionisti che sono già collegati in attesa di questo appuntamento per noi molto importante, perché è il primo e unico appuntamento che abbiamo fatto durante la campagna elettorale. Abbiamo voluto arrivare proprio prossimi all'appuntamento elettorale perché volevamo cercare di raccogliere tutte le varie informazioni e tutte le varie informazioni non solo tecniche, ma proprio generali che i vari partiti, i vari movimenti hanno portato avanti in queste settimane. Abbiamo cercato quindi al nostro interno di raccogliere alcune idee per arrivare appunto ad oggi a condividere attraverso un confronto schietto con chi ha accettato il nostro invito, che ringrazio tutti, li elenco rapidamente ora all'inizio del nostro webinar. Quindi ringrazio l'onorevole Carlo Giacometto di Forza Italia, l'onorevole Marta Schifone di Fratelli d'Italia, l'onorevole Luigi Marattin di Italia Viva Azione, l'onorevole Vita Martinciglio del Movimento 5 Stelle, l'onorevole europarlamentare Marco Dreosto della Lega Nord e infine l'onorevole Carla Ruocco di Impegno Civico. Li ringrazio ovviamente a nome non solo del presidente dell'ISE, del presidente Puccio e di chi sta svolgendo questo webinar, ma a nome di tutta l'associazione e di tutti gli unionisti. Direi di non perdere altro tempo perché sarà un'ora e mezza oltremodo densa di contenuti. La struttura sarà molto semplice, vado a spiegarla, ovvero dopo i saluti e l'introduzione da parte del presidente della Fondazione Centro Studi Francesco Puccio e del nostro presidente dell'Unione Matteo Delise, verrà suddivisa in quattro parti dove ognuno dei quattro, definiamoli moderatori, cioè oltre al sottoscritto anche Massimiliano Dell'Unto, Leonardo Nese e Francesco Savio, che con me e insieme all'associazione seguono tutta la parte fiscale, andranno sostanzialmente a moderare quattro brevi parti dove verranno effettuate tre domande a tre diversi protagonisti della giornata di oggi, a cui chiedo già fin da ora di riuscire a rimanere in una tempistica massima di 3 minuti, poi cercheremo i moderatori, non sono molto capaci a fare i cattivi, ma cercheremo di bloccarli in modo tale che tutti possano avere allo stesso tempo e si possa chiudere questo appuntamento non più tardi delle 10:30. Appunto, per non perdere altro tempo, chiedo all'intervento al presidente Francesco Puccio che introdurrà la giornata di oggi. Grazie. Grazie, grazie Emanuele. Finalmente abbiamo questa opportunità, mi oserei dire, dopo settimane passate a leggere interventi, proposte sui temi fiscali a noi cari di cui ci occupiamo quotidianamente, finalmente questa opportunità di poter discutere direttamente e portare e rappresentare quelle che sono proposte anche formulate dalla nostra associazione. Oggi parleremo di proposte e devo dire che proposte e soluzioni saranno necessarie nei prossimi mesi. Come Centro Studi stiamo completando la raccolta di dati relativi all'esercizio 2021. Abbiamo già un campione significativo raccolto. I dati sono, oserei dire, preoccupanti, i dati che emergono da questo tipo di indagine. Ve ne cito solamente un paio. Il dato dell'indebitamento è il dato che maggiormente preoccupa su un campione di 50.000 società di capitali con un fatturato dei 2-10 milioni. Abbiamo registrato una crescita del debito, in particolare verso gli istituti bancari, che cresce del 40% nel 2021. All'interno della Lombardia, questo dato su un campione di 30.000 società analizzate evidenzia una crescita per il 13% del campione. Abbiamo un indebitamento che nel biennio 19-21 va a raddoppiare. Quindi, insomma, un dato che probabilmente letto a gennaio, all'inizio dell'anno, in una prospettiva di crescita, poteva essere, diciamo, consono al periodo, alle manovre introdotte. Nella situazione attuale, con un costo del denaro in crescita e tutte le problematiche macroeconomiche che conosciamo, è sicuramente un tema che deve mettere in allarme. Io ci tengo a portare un argomento in particolare, prima di concludere la mia introduzione, che è quello relativo al tema delle società di comodo, un tema
a noi professionisti e ai nostri clienti molto caro, soprattutto in questo periodo, un tema su cui da tempo l'associazione ha avanzato delle proposte di modifica a una normativa ormai anacronistica e che penalizza in maniera eccessiva quelle che sono le aziende. I punti dolenti che abbiamo evidenziato da tempo si riferiscono sia alla base imponibile, cioè ai valori lordi considerati per il cosiddetto test di operatività, quindi il fatto che vengano assunti valori lordi e quindi non che tengono conto dell'anzianità, della vetustà dei beni e soprattutto i coefficienti di redditività che vengono applicati, determinati nel 1994 e mai più rivisti. Rappresentano secondo noi una situazione su cui sarebbe necessario intervenire. Anche su questo abbiamo cercato di supportare con dei numeri quelle che sono poi le nostre tesi. Vi porto questo esempio: il coefficiente di redditività, cioè quel limite di ricavo richiesto alle aziende in relazione ai beni detenuti per le abitazioni, per gli immobili abitativi, viene fissato nel 6%. Aliquota mai variata dal 1994, anche perché l'Agenzia delle Entrate interpellata rispose che non era nelle loro facoltà, ma era necessario un intervento legislativo per poterla modificare. Ebbene, noi abbiamo fatto una verifica, un'indagine come centro studi nel mese di agosto, andando a lavorare sui dati dell'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Ci siamo concentrati su 6 regioni d'Italia, comprendendo quindi un campione di circa 14.000 abitazioni. L'Osservatorio Immobiliare fornisce dei dati di redditività medi e di valori di mercato medi. Andando a utilizzare questi dati, abbiamo ricavato qual è la media dell'indice di redditività su queste 6 regioni, e ripeto, su questo campione di 14.000 abitazioni, la media indicata per il secondo semestre 2021 dalla stessa Agenzia delle Entrate è del 4,4%. Quindi la media di mercato è inferiore a quello che è la soglia che viene richiesto alle aziende di soddisfare per non incorrere in questa normativa. Questo è solamente un esempio che ho voluto portare perché è un tema su cui l'associazione si è da tempo proposta di poter lavorare, una proposta radicale della norma. Nel 2020-2021 era stato presentato anche un emendamento nel momento in cui nel famoso decreto liquidità era stata stralciata all'ultimo momento la norma che avrebbe sospeso l'applicazione della normativa per il periodo pandemico. L'associazione aveva proposto un emendamento che perlomeno richiedeva di non considerare gli effetti delle rivalutazioni dei beni nel periodo pandemico per evitare che, per assurdo, la rivalutazione, l'accesso alla rivalutazione dei beni andasse a peggiorare ulteriormente quello che era già una situazione critica per tanti contribuenti. Purtroppo questa proposta non è stata accolta all'epoca dalla politica. Ci auguriamo che interlocuzioni in futuro siano sempre più frequenti. Ringraziamo dell'opportunità data oggi per questo confronto. Vi sono ovviamente temi molto più importanti rispetto a quello che ho sollevato in questo breve intervento, ma per trattare questi temi lascio la parola ai miei illustri colleghi. Grazie. Grazie Francesco, grazie mille. Passerei la parola al Presidente Matteo Delise che farà poi l'introduzione e il collegamento tra la parte scientifica già apportata dal dottor Puccio e la parte politica. Grazie. Grazie a te Emanuele, grazie al Presidente Puccio e grazie a tutti gli onorevoli relatori intervenuti. Il senso di questo incontro è semplicemente quello di dare continuità a quello che la nostra associazione ha fatto nell'ultimo anno e mezzo. Abbiamo provato ad intavolare delle discussioni con parecchi nostri rappresentanti. Il nostro ultimo incontro è stato con l'onorevole Marattino, abbiamo incontrato precedentemente anche l'onorevole Stifone e abbiamo incontrato esponenti degli altri partiti collegati, proprio per andare a fare in modo che venisse ancora più chiaro alla politica quanto il ruolo dei dottori commercialisti possa essere poi importante rispetto a temi che trattano questi ogni giorno. Abbiamo presentato anche delle diverse proposte. Abbiamo presentato una proposta per una detassazione di rendite under 30, che in qualche maniera è stata ripresa sia dal Terzo Polo, quindi da Italia Viva e Azione, sia che dal centrodestra rispetto a quelle che possono essere delle imposte piatte, la cosiddetta flat tax. Abbiamo parlato del commercialista certificatore, siamo stati i primi a proporre un patto sociale, un patto all'interno del quale commercialisti, quindi professionisti del fisco, i commercialisti, i contribuenti, le imprese
e Agenzia delle Entrate potevano andare a verificare la possibilità di un rientro secondo piani di rientro ad hoc. Abbiamo smesso di ragionare in termini di discussione su rottamazioni, su condoni e quant'altro. Siamo consapevoli che se siamo arrivati alla rottamazione quadra è perché probabilmente la prima, la seconda e la terza non hanno funzionato. Abbiamo parlato di commercialista attestatore anche per quanto riguarda il PNRR. Abbiamo posto l'attenzione su come un professionista possa essere un garante rispetto a quelli che sono gli impegni e gli obblighi delle persone che vanno poi a sottoscrivere un patto di rendicontazione. L'abbiamo fatto anche consapevoli di quelli che sono stati i problemi del superbonus, altra tematica che abbiamo studiato e guardato con grandissima attenzione. Vede, cari colleghi, cari relatori, nelle campagne elettorali molto spesso gli argomenti più forti, quelli più acchiappavoti, perdonatemi il termine, sono i giovani e il modo di far pagare meno tasse ai contribuenti. Noi siamo l'associazione che rappresenta i giovani commercialisti, quindi siamo giovani che hanno interesse a sapere che succederà da qui a qualche tempo. Siamo commercialisti che hanno interesse a fare in modo che questa professione possa andare avanti per i prossimi 20 anni. Abbiamo l'obbligo e il dovere morale di provare a convincervi di essere interlocutori. Abbiamo l'obbligo e il dovere morale di convincervi che un calendario fiscale come quello che è in questo momento in Italia non serve a nessuno, non serve allo Stato per recuperare gettito, non serve ai contribuenti per sostenere quel gettito, non serve alle imprese per decidere di investire in Italia. Abbiamo il dovere morale di spiegarvi che fare la nostra professione con le condizioni di adempimenti attuali non serve né ai nostri clienti né a voi Stato. Di fatto tutte quelle che sono le aziende che versano correntemente le imposte sono le aziende che hanno un'assistenza da parte dei dottori commercialisti. Quindi è una doppia necessità la nostra, l'interesse per quello che verrà e la volontà di andare a nobilitare una professione che molto spesso è bistrattata. Quando poi così importante come la professione di dottore commercialista in Italia non credo ce ne siano. Io vi prego di dimostrarci che abbiamo tutta la vostra attenzione e vi prego di dimostrarci che questa attenzione durerà anche subito dopo il 25 settembre, perché tutto quello che è stato detto dal mese di luglio al 25 settembre ha una validità. Tutto quello che farete dal 25 settembre in avanti sarà molto più importante per tutti quanti noi e per questo paese che ha bisogno necessariamente di una ripresa e della nostra professione che serve a noi e a voi sia sempre più protagonista. Grazie mille. Grazie Presidente, grazie Matteo. Direi a questo punto di partire con la tavola, definiamola così, anche se abbiamo chiarito prima come verrà strutturata. Faccio anche una brevissima introduzione, per certi versi farò la parte del poliziotto cattivo rispetto a quella del mio presidente, ovvero abbiamo già visto incontri di questo genere, ne abbiamo già visti tantissimi anche all'interno della nostra professione. Il 14 settembre il Consiglio nazionale, ad esempio, ha organizzato insieme al Corriere della Sera un incontro in presenza, ma poi pubblicato sul web della TV del Corriere. Il titolo di quell'appuntamento era Votiamo per un fisco migliore. Io quello che vorremmo significare ai nostri graditi ospiti, ma in generale poi a tutte le forze politiche, è questo, cioè che noi non voteremo e non votiamo solo per un fisco migliore, noi voteremo e votiamo per un fisco riformato, un fisco semplificato, un fisco decisamente migliorato ovviamente, ma che rimetta al centro del campo i professionisti del settore, quindi coloro che si occupano di fisco. Altrimenti quello a cui abbiamo assistito e ne abbiamo discusso più volte con alcuni esponenti dei vari partiti è che si va verso il tentativo di una riforma di un fisco migliore, ma senza tener conto di chi poi ci lavora con questa materia. E credo, noi crediamo, poi sentiremo ovviamente anche voi, che possa essere questo uno degli errori più grandi che i partiti possono e andare a commettere. Quindi quello che noi chiediamo a chiunque poi prenderà in mano il governo di questo paese è di tenere in considerazione questo fatto. Le riforme fatte senza chi o senza ascoltare chi poi ci lavora, credo che possono nascere quantomeno zoppicanti. Questa era una nostra idea. Prendo spunto quindi da ciò che ha detto il Presidente e da quello che
stavamo dicendo adesso, per rilanciare il tema appunto del patto fiscale, chiedendo all'onorevole Carlo Giacometto di Forza Italia un pensiero su questo tema. Lo accennava prima il Presidente, noi qualche mese fa abbiamo lanciato questa idea, che adesso è un'idea ovviamente messa solo e da poi portare in pratica, ovvero quella di un patto fiscale vero tra imprese e fisco, dove appunto sulla falsariga di quello che stavo dicendo poco fa, il commercialista possa essere al centro di questo accordo, dove il commercialista con le sue capacità possa andare a costruire, lo definisco in modo molto, molto breve, una sorta di business plan aziendale in grado di certificare che l'azienda sia appunto, scusate il giro di parole, in grado poi di risanarsi per certi versi e quindi andare ad avere un accordo col fisco che possa anche andare oltre le logiche imposte dal fisco oggi, quindi le 120 rate piuttosto che le 72, ma andare anche oltre, quindi una sorta di anticipo di quella che oggi è un po' lo strumento della transazione fiscale. Chiedevo appunto all'onorevole Carlo Giacometto se anche il Forza Italia ha in mente una riforma di questo genere e la ringrazio già per l'intervento. Intanto ringrazio l'Unione Nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti Esperti Contabili per questo invito. Mi scuso se mi sono collegato con qualche minuto di ritardo e quindi non ho sentito tutta la parte introduttiva. Faccio un intervento generale, poi magari nella prosecuzione del dibattito entriamo più nel dettaglio. Il tema del rapporto tra contribuente e fisco è un tema che il mio partito, Forza Italia, ha nella sua costituency, nel senso che è il tema su cui Forza Italia da quando nel 94 ha... Forse il problema è dovuto al fatto che il collegamento è del 94, perché No, non si riconnette. Credo che ci sia esatto, Emanuele. Attendiamo ancora un secondo, se no passo la domanda successiva magari e poi ritorniamo su questa. Sperando non siano tutte così, altrimenti sembra fatto apposta come... Allora, a questo punto aspettiamo un attimo se si riconnette, ok, perfetto. Quindi, come buona la prima, oserei dire, passiamo alla seconda domanda, dove appunto riprendendo sempre un tema caro al mondo dei professionisti, chiedevo all'onorevole Marta Schifone di Fratelli d'Italia un pensiero su o un intervento su un argomento che è stato molto dibattuto anche negli ultimi mesi all'interno del Parlamento. Alcune riforme sono state portate avanti, che è quello dell'equo compenso. È un tema appunto molto caro ai professionisti, in particolare ai giovani professionisti, che so che comunque noi abbiamo se avuto sempre come gradito ospite Andrea De Bertoldi, che è un collega del suo partito, e quindi le chiedevo un pensiero su questo passaggio e su come poi la prossima legislatura, nel caso in cui Fratelli d'Italia ovviamente possa risultare una delle forze di governo, porti avanti un tema così caro appunto al nostro settore. Grazie. Chiedo scusa. Eccomi, mi sentite? Onorevole Giacometto? Vi chiedo scusa, Sì. mi è saltato il collegamento. Non, No, non... ci mancherebbe, guardi, facciamo una cosa, siccome eravamo passati alla seconda domanda, facciamo Ah. parlare un attimo l'onorevole Schifone, poi torniamo sulla sua, così almeno Come riparte vuoi. dall'inizio, può andare bene. Intanto, Ok, grazie. buongiorno, grazie per l'invito, grazie anche, diciamo, per questa, la prendo come un buon auspicio perché io sono il responsabile nazionale delle professioni, sono candidata a questa tornata elettorale, ma non sono onorevole, quindi lo prendo come un buon auspicio. Allora, andiamo avanti. Io grazie per la domanda, per la domanda sull'equo compenso, perché, come sapete,
Per noi è stata la riforma, diciamo, madre, quella che portiamo avanti da tantissimo tempo, è la nostra stella polare per quanto riguarda, diciamo, il mondo delle professioni e soprattutto nello specifico i giovani. Sapete che questa è stata un'iniziativa parlamentare a prima firma Giorgia Meloni, poi portata avanti, insomma, da tutto quanto il centrodestra, purtroppo affossata poche settimane fa al Senato, quando praticamente doveva solo andare in aula, quindi mancava veramente solo un miglio. Si è perso molto tempo, questo, diciamo, lo voglio dire, però insomma, senza fare polemiche inutili, invece c'è bisogno di essere costruttivi. Posso subito dire che sarà uno dei provvedimenti che Fratelli d'Italia porterà nei primi 100 giorni appena si costituirà il nuovo Parlamento. La dignità dei professionisti e la tutela dei loro diritti sono, come sappiamo, sanciti costituzionalmente dall'articolo 36, che parla appunto di diritto al lavoro e al compenso equamente remunerato. Diciamo, il dibattito oggi si è un po' fossilizzato, no, su temi come il salario minimo, che francamente, insomma, sembrano un po' specchietti per le allodole, perché considerato che per il lavoro dipendente tutto questo è già ampiamente garantito dalla contrattazione collettiva, naturalmente ci viene subito da pensare come invece non si sia voluti concentrarsi su quello che invece manca nella tutela delle libere professioni. E la battaglia di tutti quanti i liberi professionisti da sempre, dicevo prima, proprio contro chi appunto vuole calpestare questo diritto costituzionalmente garantito. E il tema, diciamo, della giusta e dignitosa remunerazione è tornato alla ribalta da quando 10 anni fa sono state abolite le tariffe professionali. Ora, insomma, se chiedete a me, io ritengo che sia stato un grandissimo errore, ritengo che quella era un campo nel quale più o meno si riusciva a mantenere un minimo di equità, e che una volta abolita quella, che affonda, diciamo, le sue radici anche, come sapete tutti, nel decreto Bersani, quello sulle liberalizzazioni delle professioni del 2006, diciamo, si sono verificate delle situazioni paradossali. E qui chiaramente parliamo di giovani, e come ricorderete tutti i compensi minimi, a volte quasi simbolici, no, che sono stati costretti ad accettare i professionisti su bandi. Ricordiamo per esempio quello della Calabria, che, come dimenticarlo, dove praticamente per un piano urbanistico si diede a titolo gratuito un compenso ad un professionista, ma di questi temi ne abbiamo visti tanti. Ovviamente le tariffe professionali sono, diciamo, erga omnes, in questo caso invece l'equo compenso, perché poi mi richiamo, diciamo, alla tematica giovanile, in questo caso l'equo compenso invece è la contrattazione nei confronti del contraente forte, quindi parliamo di banche, di assicurazioni, di pubblica amministrazione, e cioè di tutto quello che ci può poi portare, soprattutto il giovane professionista, ad accettare compromessi al ribasso. Questo è quello che noi rifugiamo da sempre. Riteniamo peraltro che, diciamo, la tutela del professionista tout court deve essere fatta, perché insomma per noi i professionisti sono un modello valoriale, un modello sociale a cui aspiriamo e a cui ci ispiriamo, ma comunque, diciamo, a monte la tutela del libero professionista e del giovane libero professionista è la tutela del cittadino italiano, perché non dimentichiamo mai che i professionisti sono i veri difensori degli italiani, li difendono nei tribunali, difendono il loro diritto alla salute, difendono le infrastrutture in cui gli italiani vivono e si muovono, difendono il loro risparmio, è il vostro caso. Consentitemi di fare un ultimo giusto, diciamo, appunto, perché ho sentito parlare di PNRR e volevo raccontarvi brevemente, poi magari avremo modo di ritornare sul punto per quanto riguarda, diciamo, il fisco, però ci tenevo a dirvi che nel programma di Fratelli d'Italia 2022 delle politiche noi abbiamo inserito un punto al quale teniamo particolarmente, e si intitola riforma della governance e della rappresentanza, e credo che, insomma, ho sentito prima il presidente che ne parlava,
credo che questo sia davvero essenziale per quella che noi riteniamo, insomma, se gli italiani ci daranno la possibilità di essere una legislatura costituente. Perché richiamava il tema il Presidente, io condivido pienamente il tema della presenza dei professionisti all'interno delle nostre istituzioni, a tutti i livelli, diciamo dagli enti locali, il nazionale, il sovranazionale. Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che i professionisti, diciamo, debbano esserci per metodo e per merito. Per merito, lo abbiamo detto, per noi sono un modello sociale perché i professionisti si rifanno al valore che per noi è fondante, che è il valore del merito, che fonda le sue basi sullo studio, sulla deontologia, sull'etica, sullo studio di alto profilo, quello accademico, sulla competenza, in contrapposizione naturalmente a tutti gli assistenzialismi di ogni tipo e di ogni risma. E per metodo, perché abbiamo fatto un grosso dibattito sui competenti in questi anni, no? Il governo dei competenti, oppure quello anche dell'uno vale uno. Allora io e noi ci domandiamo chi sono i veri competenti in Italia, se non i professionisti. Chi è davvero in grado di scrivere le procedure del nostro paese prima che diventino norme? Chi è davvero in grado di essere il problem solver, cioè di andare a scindere quelli che sono problemi complessi e renderli semplici? È quello che fanno tutti i giorni i professionisti. Per cui PNRR, ci sono 6 missioni, non c'è una missione di queste nelle quali non dovrebbe essere richiesta la competenza dei professionisti, cosa che non è successa, sappiamo bene tutto quello che è accaduto. E quindi diciamo, noi parliamo di riforma di governance e di rappresentanza, ma ne siamo veramente convinti, perché noi riteniamo che i professionisti debbano sedersi ai tavoli della governance di questo paese, perché sono gli unici che sono in grado di poter parlare di procedure, di norme a pieno titolo. Scusatemi, però ci tenevo perché ho sentito il Presidente che ha detto una cosa molto importante per me, e poiché lo abbiamo scritto nero su bianco, volevo sottolinearlo. Grazie, grazie mille. No, il Presidente dice sempre cose importanti, noi lo sappiamo, è così. L'onorevole Giacometto, a questo punto rientriamo nella domanda precedente sul tema del patto, della nostra proposta di patto fiscale. Grazie. Sì, chiedo scusa, ma è saltato il collegamento, abbiate pazienza. No, allora torno a quello che dicevo prima. Per noi il tema del fisco e del rapporto tra contribuenti e fisco è centrale nelle nostre politiche, lo è sempre stato e continua ad esserlo. È evidente che in una situazione in cui il sistema fiscale italiano si è stratificato nel corso degli anni attraverso una normativa sempre, diciamo così, incrementale, se vogliamo usare questo termine, c'è la necessità non solo di un patto tra professionisti, imprese e aria, anche di una modalità semplificativa negli adempimenti. È stato citato per esempio il calendario fiscale, che mette in condizione tanti professionisti di lavorare con grande difficoltà rispetto alle scadenze. È stato citato nell'intervento precedente il fatto di coinvolgere nella produzione legislativa, che poi deve essere a mio giudizio una produzione legislativa tesa a eliminare alcune normative e a semplificare in questo caso l'esperienza sul campo da parte di chi svolge funzione evidente determinante. Sta a chi fa attività politica coinvolgere e prendere, tra virgolette, le migliori esperienze, le migliori idee che dal punto di vista della semplificazione degli adempimenti possano portare un valore aggiunto. E qual è il valore aggiunto? Il valore aggiunto è il fatto che la raccolta fiscale sia equa, evidentemente, sia finalizzata ad una riduzione per chi in questo momento, e penso al ceto medio e alle imprese, sono gravate da, oltre che dagli adempimenti, anche da un carico fiscale importante che pone il nostro paese, specie le nostre imprese, ai vertici mondiali dal punto di vista della tassazione, e fare in modo che la base, diciamo così, la base contributiva da parte di chi produce reddito si allarghi sempre di più. Noi siamo un paese dove su 60 milioni di abitanti vi sono 23 milioni di persone che producono reddito, e mi sembra un po' pochino, soprattutto
in relazione a quello che avviene in altri paesi anche dell'Europa, che hanno un numero di abitanti paragonabile al nostro paese. Penso alla Francia, che ha qualche milione in più di abitanti, neanche tanti, o alla Gran Bretagna, che ha lo stesso numero di abitanti. In quei paesi vi sono 6, 7, 8 milioni di persone in più che lavorano, che producono reddito, che producono quindi gettito, oltre che consumo, tutto quello che sappiamo, e che consentono di mantenere in quei casi un welfare state, uno stato sociale e tutta una serie di servizi e di investimenti da parte dello Stato, che sono diversi dal punto di vista dell'entità rispetto al nostro paese, che, ripeto, ha solo 23 milioni di persone che lavorano. Allora, tutta la politica fiscale, a nostro giudizio, deve essere finalizzata a promuovere la creazione di posti di lavoro. Nel nostro programma, che è il programma condiviso col centrodestra, vi è un punto che si intitola più assumi, meno paghi. Ecco, questa è una modalità, a nostro giudizio, che potrebbe consentire questo allargamento. Il fisco migliore e il fisco semplificato è quello che tiene conto delle indicazioni di chi col fisco lavora quotidianamente. Da questo punto di vista condivido il fatto che ci sia questa necessità di un patto fiscale, perché questo renderebbe certamente il sistema meno complesso e quindi più gestibile anche dal punto di vista della raccolta del gettito. Grazie mille onorevole. Grazie. Passo alla terza domanda della prima parte, coinvolgendo l'onorevole Marattin, con cui più volte ci siamo confrontati anche in tempi passati su tematiche tecniche. Riprendo un passaggio: vorremmo parlare in 3-4 minuti della riforma dell'IRES, credo che potrebbe durare giorni in realtà la discussione, però riprendo un passaggio che lei proprio su Twitter aveva citato qualche giorno fa, ovvero di una riforma dell'IRES che avesse come obiettivo principale l'innestarsi dell'IRES sull'unificazione tra bilancio civilistico e fiscale. Io le chiedevo in realtà di formularci, ovviamente dettagliarci un po' di più l'idea di Italia Viva su questo tema, perché ovviamente, letto il titolo, noi da professionisti rimaniamo abbastanza, trasecoliamo, perché ovviamente il nostro fisco non è un fisco perfetto, anzi è imperfetto di per sé da 30 anni, forse di più, che si parla di una riforma fiscale, ma riuscire con un colpo di spugna a passare da un utile civilistico che sia sostanzialmente uguale al fiscale, volevamo un po' capire di che cosa si parlava e di cosa si trattava, ecco. Sì, espongo brevemente quello che, intanto grazie per l'invito, per la gradita occasione, rispondo brevemente alla domanda e poi una chiosa finale, insomma, su un po' che cosa stiamo facendo, perché parlare di fisco da 50 anni, ogni volta che prima delle elezioni vi vengono a promettere la luna, cioè, non lo so dove vogliamo andare avanti, ho una domanda dopo da fare su questo. Allora, sì, è evidente che la divaricazione che c'è stata progressiva fra bilancio civilistico e bilancio fiscale in una certa misura poteva anche essere favorevole al contribuente, perché pensate al superammortamento, all'iperammortamento, però anche lì, stratificando una serie di interventi senza alcuna coerenza, si è arrivati semplicemente al fatto che un imprenditore o un professionista deve fare un bilancio per il codice civile e tutto un altro per l'Agenzia delle Entrate. Questa situazione non ha razionalità. Ora, io non lo so se dobbiamo arrivare alla perfetta unificazione, credo che ci si possa arrivare, ma il punto è, a mo' di semplificazione, a mo' di trasparenza, perché così un bilancio è più trasparente, più chiaro, io credo che tutto quel filone di revisione della disciplina degli ammortamenti, dei costi deducibili, sia un lavoro complicato, ma che possa essere fatto, e poi rimando a quello che dirò in chiusura. L'IRES deve essere complessivamente riformata. Noi intendiamo includerla nell'operazione IRAP, perché l'abolizione dell'IRAP, già fatta quest'anno per 835.000 persone fisiche, vogliamo continuare con le società di persone, gli enti non commerciali, studi, società per professionisti, e sono circa 2 miliardi di costo, ma per le società di capitali non è pensabile abolire l'IRAP, che sono 11 miliardi e mezzo, e quindi intendiamo inglobarla nell'IRES, almeno per le società di capitali scompare un quadro dalla dichiarazione dei redditi. Però quell'IRES, che a quel punto sì è più alta ma anche più trasparente, perché noi nei confronti internazionali il tax rate sulle imprese facciamo sempre bella figura al 24, ma perché ce ne contano l'IRAP, quindi
diventa anche più trasparente, in tanti paesi europei sta verso il 30%, ma il punto è che l'IRES deve essere riformata con l'avvicinamento fraccionistico fiscale, come ho già detto, riordinando appunto, ma sta nel punto precedente, anche tutti i crediti d'imposta associati all'industria 4.0, ma soprattutto convogliando gli incentivi sull'aliquota. Ad esempio, l'ACE ha fatto il suo lavoro, ma io devo fare l'apporto di capitale, devo calcolare il nozionale, che però è un conto se è ACE, un altro se è super ACE, poi è dedurlo da lì. Ma perché noi non facciamo che l'IRES sugli utili trattenuti in azienda è zero se riusciamo, o è dimezzata se non riusciamo? Forse è più semplice, così come noi proponiamo che l'IRES sia ridotta anche sugli utili che sono destinati agli schemi di partecipazione dei dipendenti all'azienda, e sia dimezzata per 5 anni per le realtà produttive che si fondono, perché noi abbiamo un grande problema di incentivare le aggregazioni fra realtà aziendali. Questo per quanto concerne l'IRES. Però ecco, l'ultimo minuto. Io non lo so, voi non potete certamente dirlo, ma esattamente che utilità avete dal sentire tutti questi colleghi? Cioè, io dal 94 sono per la riduzione fiscale, io vi prometto, ma perché non gli chiedete conto di quello che sta accadendo ora sul fisco? Perché questa vicenda dell'IRES e dell'avvicinamento fra bilancio civilistico e bilancio fiscale, oppure l'innalzamento dei limiti del forfettario, oppure la riforma delle sanzioni, oppure la mensilizzazione del secondo conto, oppure la riforma della riscossione, stavano e stanno nella delega fiscale. La delega fiscale, che è stato il prodotto di 2 anni di lavoro, fatto ascoltando tutti, quindi tutta la fase di ascolto è stata ampiamente svolta, che poi per 6 mesi ha dovuto avere a che fare con quell'altra montagna di balle del catasto, però abbiamo superata anche quella cambiando una parola, perché a qualcuno bastava che si cambiasse una parola, perché ormai la politica è diventata pubblicità. Ma a giugno è stata approvata da tutti, tranne Fratelli d'Italia, ovviamente, che era l'opposizione del governo Draghi. E in quella delega fiscale ci stanno gli strumenti non per parlare di fisco, ma per portare risultati. Ora, in Senato, Lega e Forza Italia hanno negato la calendarizzazione del provvedimento. Avrete sentito anche il presidente Draghi, che ha preso una strada diversa, cioè ha detto: avevate dato la vostra parola che l'avreste fatto. Che persone siete se non mantenete la parola? Io non entro su quello. Io sto alla sostanza. La sostanza è che se quel provvedimento fosse stato calendarizzato e quindi fosse stato approvato, fra 30 giorni il nuovo governo, nel quale pur Forza Italia e Lega sono assolutamente convinti di stare, poteva fare i decreti legislativi, badate bene, in silenzio, senza passare al Parlamento, perché i decreti legislativi passano solo in sede consultiva presso le commissioni finanze, poteva emanare i decreti legislativi e quelle cose che abbiamo detto, incluso bilancio civilistico e bilancio fiscale, potevano essere legge entro Natale. Invece si è scelto di buttare tutto via, per ricominciare da capo nella prossima legislatura. Allora chiudo con una domanda: ma che cosa è diventata la politica? Cioè, la politica sembra essere diventata la gara a chiacchierare e a promettere, poi quando hai l'opportunità di farlo veramente, scappi. Scappi perché non ti vuoi confrontare con la realtà. Cioè, preferisci, ma è come se dicessi, ma poi fra 5 anni che vengo a raccontare ai giovani commercialisti? Allora, attenzione a che cosa sta diventando la politica in questo paese. Perché io di partecipare a dibattiti in cui vi prometto la mia cosa e un altro ve ne promette un altro, non ce la faccio più. Bisogna anche che gli elettori chiedano conto ai politici delle proprie scelte. In questo caso si tratta di una vicenda madornale. Fra 30 giorni ci sarebbe stata la possibilità di emanare i decreti attuativi su 3/4 delle cose che stiamo dicendo oggi. E io, mi piacerebbe che prima del voto di domenica qualche partito spiegasse, perché non l'ha ancora fatto, come mai ha preso invece la decisione di buttare tutto via e ricominciare, perché sembra il giorno della marmotta in questo paese, no? Ricomincia sempre tutto da capo, ma alla fine per professionisti, imprese, famiglie, eccetera, non cambia mai nulla, e noi il sistema fiscale, perlomeno assieme a tante altre cose, abbiamo veramente bisogno di cambiarlo con i fatti e non con gli slogan. Onorevole, io la ringrazio. La verità è che il primo giro era per fare le persone per bene. Il secondo sarebbe stato molto più duro. Partiamo subito dall'onorevole Giacometta a questo punto. Perché non si è fatta la calendarizzazione della riforma del fisco? Guardi, che sia convincente, perché il problema è grosso. Sì, no, non so se sarò convincente, ma sarò certamente
onesto e chiaro nel mio pensiero. Il presidente Marattin, che ha, come sa, la mia stima per il lavoro che ha svolto come presidente di Commissione Finanze, anche e direi anche soprattutto, ma comunque in ogni sua attività, ma soprattutto per quanto riguarda il complesso lavoro, il lungo lavoro che ha riguardato la delega fiscale, è una persona che conosce bene la materia, ha dato degli spunti in questo suo intervento che ci devono far riflettere. Io, per esempio, penso, avendo un'esperienza professionale precedente nell'ambito del controllo di gestione, che un tema che lui ha toccato, cioè quello di rendere conto dell'operato da parte della politica, sia un tema centrale e che purtroppo in Italia non viene troppo considerato. La valutazione delle politiche pubbliche, a mio giudizio, dovrebbe essere un metro di giudizio per appunto definire quali partiti, persone, politici chiacchierano gli slogan e chi invece è orientato ai risultati, perché poi purtroppo la fase del racconto, della narrazione, della prospettiva prevale anche nella narrazione quotidiana da parte dei media rispetto alla valutazione effettiva e all'execution rispetto a quello che si dice. Sul tema dell'atteggiamento al Senato rispetto alla conclusione dell'iter che riguarda la delega fiscale, evidentemente la campagna elettorale ha influito in maniera determinante. Purtroppo, io ero fra quelli che riteneva che non si dovesse fare in modo che il governo Draghi finisse il suo mandato prima del tempo, perché vi erano una serie di cose, tra cui la delega fiscale, da concludere. Purtroppo le condizioni, non sto qui a elencare le responsabilità dell'uno e dell'altro, perché mi sembra di capire che non si tratti di fare polemica fra di noi, ma di cercare magari attraverso un dialogo di ottenere risultati per la collettività, che dovrebbe essere il fine della politica. Non si è riusciti purtroppo a concludere il mandato del presidente Draghi, cioè il mandato parlamentare, quindi il mandato di questo del governo precedente o del governo attualmente in carica, e quindi questo ha determinato la fine di alcuni provvedimenti, tra cui la delega fiscale. Lì dentro c'è molto, è vero, condivido. Come sa il presidente Marattin, quel lavoro è frutto di una mediazione certamente alta, ma che certamente non ha evidenziato le priorità delle coalizioni in campo, diciamola così, e quindi credo che si debba purtroppo ricominciare con un governo che sarà legittimato da una maggioranza parlamentare, io credo, poi non faccio i pronostici perché non ne sono capace, ma credo che il voto ci consegnerà una maggioranza parlamentare chiara, io credo di centrodestra. In quel caso le priorità che noi in quel documento abbiamo cercato di evidenziare e che in alcune parti sono state anche recepite, probabilmente avranno preponderanza su altre istanze che le forze politiche di centrosinistra, che come noi facevano parte di un governo di unità nazionale, che tra l'altro era finalizzato a gestire l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica derivante dalla pandemia, non a lavorare sulla prospettiva di una riforma del fisco, anche se giustamente il Parlamento si è impegnato su quell'argomento, potrà fare, ecco, quindi non sfuggo evidentemente alla responsabilità, non sono al Senato, ero alla Camera, e quindi da noi alla Camera il percorso si è concluso. Anch'io penso che sarebbe stato utile mettere immediatamente in campo i decreti legislativi che sarebbero stati conseguenti alle politiche contenute all'interno della delega fiscale. Grazie mille. Matteo, credo che possiamo passare alla seconda parte, o volevi fare ancora qualche... Io da parte mia l'unico risposta, tra virgolette, alla
giustissima domanda da parte dell'onorevole Maratin, ed è una difficoltà che noi ci poniamo ogni volta che proviamo a interfacciarci con la politica, è questa. Cioè, in buona parte dicono che anche si dice che questa la collegato della riforma fiscale fosse stato fatto sentendo comunque tutte le categorie. Io ritengo, ma faccio una battuta, ma giusto per far capire qual è la posizione dei professionisti che sono collegati. Noi arriviamo da anni in cui abbiamo dovuto compilare quadri come la compilazione del quadro ACE o per andare qualche anno indietro la compilazione del quadro EC della dichiarazione dei redditi che credo che gridino vendetta a Dio per ciò che siamo stati costretti a fare e che di conseguenza noi gli imprenditori sono stati costretti a fare. Io non credo che queste decisioni di avere quei quadri di reddito, ma giusto per citare questo passaggio, derivino da una decisione della politica. Noi crediamo che derivino da una decisione della politica di spostare tutta l'attenzione esclusivamente pro fisco. Credo che una richiesta che noi facciamo da professionisti sia quella di provare quantomeno nei prossimi 5 anni ad immaginare che i commercialisti e gli imprenditori di conseguenza non abbiano una volontà per forza di creare qualche danno al fisco, ma che si possa, attraverso anche quella proposta che noi abbiamo fatto di patto fiscale, riuscire ad arrivare a un fisco, giustamente come diceva l'onorevole Marattin, anche semplice, ma che deve derivare da una cambio di prospettiva anche da parte della politica e di conseguenza dell'Agenzia delle Entrate. Altrimenti sarà sempre una lotta tra i buoni e i cattivi, che non so più da che parte sono, dove l'unica soluzione proposta dal fisco è quella di rendere sempre più complessi i nostri adempimenti, gli adempimenti degli imprenditori, e di conseguenza, giustamente come diceva lei, per esempio, citiamo l'ultimo, il tema Super ACE o il tema ACE, che hanno veramente fatto impazzire i nostri studi e di conseguenza gli imprenditori. Ecco, io credo che non sia solo l'obiettivo di avere un fisco semplice, ma sia anche proprio un cambio di prospettiva necessario. Questo era giusto per rispondere, almeno questo è un mio pensiero personale, ovviamente, alla sua corretta domanda che poi da riproporre in realtà alla politica. Io a questo punto passerei la parola a Massimiliano Dell'Unto, perché so che poi ci sono degli incastri a livello di orari da parte dei nostri graditi ospiti, per passare sulla parte un po' più legata al mondo lavoro, ma lascio a te, Max, la moderazione della seconda parte. Grazie. Sì, grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio gli ospiti per la partecipazione. Velocemente io partirei dall'onorevole Ruocco. Buongiorno. Buongiorno. Senta, il vostro partito ha praticamente proposto uno sgravio importante strutturale di un abbattimento al 50% del costo del lavoro per l'assunzione degli under 40. Le perplessità, visto quello che abbiamo subito nel 2021 e nel 2022 con lo sgravio dell'Under 36, è se ce ne sia effettivamente una copertura e soprattutto se l'Europa, e poi chiamerò in causa l'onorevole Dreosto, l'Europa è pronta a autorizzare una misura così importante. Seconda domanda, diciamo, collegata a questo aspetto. Il mercato del lavoro segnala dall'indagine Unioncamere ANPAL che la difficoltà che trovano le imprese è di reperimento delle risorse. Quindi forse in Italia, oltre a un problema di costo del lavoro, c'è anche proprio un problema di mancanza di candidati con competenze adeguate o comunque candidati che ritengono condizioni di lavoro non adeguate. È possibile andare a ragionare più che su uno sgravio strutturale, magari su un incentivo alle imprese che realizzano condizioni di lavoro migliori? Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Mi permetta una piccola notazione su quello che è stato detto fino ad ora a chiusura. In realtà, per quanto riguarda la delega fiscale, è vero, c'è un lavoro che rischia di essere, di saltare in aria, insomma, e quindi ricominciare tutto da capo e quindi a detrimento di tutti. Però c'è un istituto che si chiama Repechage, che è
per interesse al Parlamento, per la legislazione che segue quella che ha condotto determinati lavori. È chiaro che si attiva quando magari le maggioranze ricalcano, quindi il governo ricalca la volontà di quei lavori lasciati a metà e per il quale potrebbe essere applicato alla delega fiscale. Noi lo applicammo nel 2013 con la precedente delega fiscale e potevamo lavorarci nonostante, diciamo, ci fosse stato un cambio di legislatura. Ovviamente bisogna decidere di salvare alcuni lavori e è logico che in questo caso, nel momento in cui la Lega e tutto il blocco di centrodestra che ha bloccato tante attività ha preso un'altra strada, è chiaro che questo si potrebbe applicare se si volesse salvare appunto il lavoro e non mandarlo alle ortiche. Per cui appunto procedere anche nella direzione della delega fiscale speditamente, altrimenti effettivamente si deve fare tutto da capo e poi con i tempi che ci sono, con in quel caso anche l'Europa che pressa e quindi a mio avviso con un potenziale grave danno. Detto questo, veniamo alla domanda. Allora, il discorso degli under 40, mirato, sicuramente c'è un tema giovanile nel mercato del lavoro, c'è un tema giovanile proprio nell'ambito degli investimenti, quindi il messaggio deve essere chiaro, i giovani vanno introdotti nel mercato del lavoro per dar modo anche a queste persone di versare i contributi, di iniziare anche la fase di formazione di cui lei parlava, perché per in qualche maniera specializzarsi in un settore occorre anche iniziare a lavorare in quel settore, quindi in qualche maniera la formazione è collegata anche all'introduzione nel mercato del lavoro. Se non lo introduci, la persona non ti diventerà mai una risorsa specializzata. Già dall'università questo percorso dovrebbe essere avviato, ma tanto meglio avviarlo quanto prima, e quindi in questa logica è proprio il messaggio di agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Coperture ed Europa. Allora, noi abbiamo in realtà è evidente che qui si stiano accavallando, è inutile negarlo, si stiano accavallando delle emergenze che soppiantano delle emergenze che sembravano già insormontabili, quindi è inutile chiari su questo. È chiaro che qui c'è un tema energetico, c'è un tema inflattivo, c'è un tema di risorse che sicuramente dovranno essere drenate per la sopravvivenza di determinate aziende. Al momento, come è avvenuto con il Covid, alcune regole europee sono ancora, anche quelle riguardanti gli aiuti alle imprese, possono essere ancora messe da parte o comunque appunto discusse a livello europeo, perché le emergenze, come dicevo, si stanno accavallando e quindi se vogliamo vedere tra virgolette l'opportunità, passatemi il termine, di tutto questo è proprio quello di mettere a congelare delle regole europee che hanno nuociuto al nostro sistema economico. A mio avviso, tra queste anche quella di indiscriminatamente aiutare o meno i giovani, cioè gli aiuti alle imprese e anche in maniera scientifica, misurata e calibrata, ma farne tutta erba un fascio, come anche, consentitemi una digressione, anche le regole dell'accesso al credito, il famoso calendar provisioning, quindi ci sono tutta una serie di regole che talvolta non aiutano ma ostacolano l'intervento degli stati all'interno del sistema economico e quindi è bene che vengano in qualche maniera sospesi o si mantenga la sospensione di esse. Allora, il discorso della settorialità degli interventi, anche questo è un discorso più che valido, cioè lei mi dice nel momento in cui io do un messaggio indiscriminato verso l'aiuto a certe fasce d'età, vado per fasce d'età e non per settore produttivo e quindi non faccio una politica fiscale che sia strategica rispetto a certi settori, ma la faccio soltanto a livello generazionale.
Ripeto, il primo obiettivo deve essere, senz'altro, come ho detto, e perché si riallaccia a quello che ho detto, quello di mirare ai giovani. Poi quella non deve essere l'unica misura, cioè a mio avviso, per esempio, ahimè, anche i fatti delle Marche e i recenti episodi, che purtroppo non saranno neanche gli ultimi a cui dovremo assistere, ci impongono di aiutare anche le imprese che investano in una riconversione industriale che abbia appunto un tema legato alla sostenibilità, che abbia un tema legato alla governance, anche rispetto a quelle che sono a proposito del welfare aziendale, a proposito del trattamento dei dipendenti. Io, guardate, su questo ho fatto un convegno molto significativo il 9 maggio alla Camera sugli ESG, che appunto sono questi tre parametri che riguardano gli impatti degli investimenti a livello di climate change, a livello sociale, quindi sulla realtà sociale di riferimento, e della governance aziendale, laddove appunto per governance si intende proprio il sistema di regole. Peraltro abbiamo anche un tema, qui non lo si sta affrontando, ma io in quanto donna, abbiamo anche un tema di parità di genere, se vogliamo parlare anche di governance. Quindi sì. Se posso interromperla, mi scuso eventualmente, poi se ha tempo su questo. Infatti era una possibile altra domanda sull'evento del 9, mi ricollegavo però all'onorevole Dreosto per quanto riguarda la parte europea, proprio per rimanere sul discorso degli incentivi sul lavoro. Onorevole, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, grazie innanzitutto per l'invito. Premetto che non sono un fiscalista, non mi sono occupato in Europa di questi argomenti, però la mia esperienza di 30 anni d'azienda mi porta evidentemente a fare delle riflessioni sulle cose che sono state dette, soprattutto in termini anche di prospettiva, perché vedete, voi come ordine professionale dei professionisti avete evidentemente un tema di grande sensibilità rispetto a questi argomenti, dettato dalla complessità soprattutto dei nostri sistemi fiscali. È vero anche che però poi il problema più grosso ce l'hanno le aziende, ce l'hanno gli imprenditori, ce l'hanno gli artigiani, che si trovano tutti i giorni a confrontarsi da un lato con un sistema fiscale estremamente complicato e complesso, che non permette loro di comprendere in tempi certi, perché vedete la preoccupazione di ogni imprenditore o di ogni artigiano è quella di sapere poi se alla fine riuscirà a trarne un profitto, e dall'altro evidentemente anche ad avere delle complessità oggettive rispetto alla propria professione. E faccio un piccolo inciso riguardo all'Europa. L'Europa in questo momento ha una tale serie di problemi che noi pensavamo potessero essere anche in qualche maniera modificati, visti in maniera diversa dopo quello che è successo con la pandemia, quando in realtà in quel momento l'Europa aveva reagito prontamente con l'introduzione anche di nuovi strumenti che evidentemente davano risposte ai paesi, ma vediamo già che in un momento immediatamente successivo le discussioni poi sono diventate talmente complesse che stanno portando ad una divisione dei ragionamenti, tant'è che l'ultimo argomento in tema di lavoro, che è quello che è stato approvato al Parlamento europeo con una direttiva la scorsa settimana, che è quello del salario minimo, poi in realtà è una risoluzione che, come avete potuto vedere, lascia un pochino il tempo che trova, dando poi evidentemente opportunità ad ogni Stato di applicarla secondo quelle che sono le norme, le regole nazionali. Nel caso dell'Italia, poi, dove evidentemente la contrattazione collettiva occupa già l'80% di questo tema, non se ne farà evidentemente nulla. Volevo però, rispetto all'Europa, quindi vedo il tema estremamente complesso, anche perché guardate, io che incontro, come molti dei miei colleghi imprenditori, tutti i giorni, uno dei problemi grossissimi è quello della competitività che esiste in Europa e della concorrenza, che noi definiamo anche sleale, dovuta soprattutto ad una fiscalità talmente diversa da Stato a Stato, che impedisce poi alle aziende di essere appunto competitive, ma soprattutto di resistere in un mercato così globalizzato.
Qui è stata citata oggi molte volte la Lega, partito a cui evidentemente mi onoro di appartenere, ma direi che il nostro programma in questo senso, le nostre idee, le nostre proposte sono estremamente concrete e vanno dalla semplificazione, dalla formazione, dall'introduzione di un sistema fiscale più semplice. E parto dal primo concetto. Sulla semplificazione, voi che siete professionisti mi sapete benissimo dire quali sono i problemi, che sono estremamente evidenti e, ripeto, sono legati poi direttamente al mondo delle imprese che non ne escono. Un aspetto importante che è stato toccato, per esempio, nella domanda precedente era quello legato alla formazione e alla disponibilità di risorse da impiegare sul mercato. Beh, probabilmente questo paese ha necessità di rivedere il sistema formativo, come avviene in altri paesi europei, per dare la possibilità ai giovani di inserirsi poi nel mondo del lavoro attraverso i sistemi di istruzione che oggi probabilmente sono estremamente carenti. Mi riferisco, per esempio, a tutto il sistema di formazione professionale, che era un must. Guardate, io abito nel nord-est, un territorio che insomma ha fatto la propria fortuna con le piccole e medie imprese che introducevano nel mondo del lavoro moltissime professionalità. Oggi il sistema formativo è fortemente modificato, non esistono scuole professionali, le scuole professionali anzi sono state sminuite, svalutate, e di conseguenza oggi gli imprenditori hanno una grandissima difficoltà a reperire manodopera qualificata che possa introdursi al mercato del lavoro anche con, perché poi mi riallaccio al discorso del salario minimo, anche con retribuzioni assolutamente, assolutamente adeguate. Anzi, e qui non so se ci sia qualche collega dei 5 Stelle collegato in linea, una considerazione che devo fare: ieri ho sentito il leader dei 5 Stelle parlare della riduzione dell'orario di lavoro portandolo addirittura a 35 ore. Guardate che per l'imprenditore o per il lavoratore il problema non è le 35, le 36, le 38, le 40 ore, ma è lavorare bene, avere una retribuzione adeguata e poi per l'imprenditore ottenere i risultati che si aspetta. Perfetto. Se noi riusciremo a dare questo tipo di aspettative, non è il problema introdurre un orario minimo di lavoro, un orario massimo di lavoro. La retribuzione dovrebbe essere adeguata evidentemente a quello che è. Sentiamo, colgo l'assist e passo la parola all'onorevole Martinciglio, che quindi, anzi la ringrazio onorevole Dreosto per aver creato questo collegamento che altrimenti avrei dovuto fare io. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Io la domanda l'avrei fatta sulla detassazione che è nel vostro programma, sugli incrementi retributivi dei contratti collettivi. Il nostro centro studi ha fatto delle simulazioni e sinceramente ha visto che il beneficio, per esempio se prendiamo il contratto collettivo della metalmeccanica industria, è di soli 81 euro all'anno per il lavoratore. Quindi forse sarebbe il caso di andare a ragionare su detassazione di straordinari o comunque di aumenti contrattuali fatti dalla singola azienda, dove non arrecheremmo danno allo Stato per carenza di gettito e magari daremmo più premialità al singolo lavoratore, quindi anche alla proprio un discorso di meritocrazia. Prego, onorevole. Intanto grazie, buongiorno a tutti. Io vi ringrazio anche per la possibilità di questo tavolo, di questo confronto tecnico, perché soprattutto quando si parla di fisco, quando si parla di proposte legate al sistema fiscale, il rischio è quello che si dia vita a una sorta di reality show, no? Dove tutti sicuramente vogliono abbassare le tasse e c'è una gara magari a chi sventola la bandierina più consistente nella ridurre le tasse rispetto ad altri. Questo togliendo sicuramente serietà, autorevolezza invece a quello che a un'immagine che la politica dovrebbe dare. Non mi dilungo su quello che è accaduto e su quello che probabilmente si è registrato al Senato relativo al prosieguo e all'approvazione definitiva della riforma fiscale. Una riforma che, fra l'altro, qui ci sono tre illustri componenti della Commissione Finanze della Camera, quindi c'è l'onorevole Maratti che l'ha presieduta, c'è il collega Giacometto che insieme a me ha assistito e ha partecipato attivamente a quei lavori. È vero che quel programma e quel documento alla fine era un lavoro di sintesi, ma ricordiamo anche l'equilibrio precario di quella maggioranza. E nonostante tutto credo fermamente, sia a titolo personale sia come forza politica, rappresento che il lavoro che alla fine è emerso è stato un lavoro lusinghiero, un lavoro che finalmente poteva
poteva registrare una vera e propria riforma fiscale, la prima attesa dopo quasi 50 anni. Noi riteniamo che qualunque tipo di, nel nostro programma elettorale bisogna sicuramente lavorare su due fronti, sia per quanto riguarda la riduzione del cuneo fiscale, quindi un abbattimento delle tasse, sia per quanto riguarda il cuneo contributivo, quindi ecco nel mondo appunto dei lavoratori. Volevo un po' rispondere al collega della Lega. Quando noi parliamo di riduzione dell'orario di lavoro a parità salariale, intanto parliamo di una sperimentazione, ecco. Noi non pretendiamo di introdurre un principio generale. Nel nostro programma è prevista questa forma di sperimentazione di una riduzione dell'orario di lavoro, soprattutto nei settori ad alta densità tecnologica. Quindi dando la possibilità a questo tipo di imprese, ma ripeto, sarebbe una sperimentazione, che aderiscono a questo programma in cambio di ricevere degli esoneri, dei crediti d'imposta o addirittura degli incentivi aziendali per l'acquisto di ulteriori tecnologie e nuovi macchinari. Quindi non è un principio generale, è vagliare la possibilità di sperimentare questo tipo di modalità di lavoro con questa riduzione con riferimento alle aziende che sono caratterizzate in un'elevata attività tecnologica. Noi riteniamo intanto soprattutto che in genere il sistema fiscale debba essere più leggero e più semplice, perché oggi è un sistema che è sicuramente dotato da un elevato grado di complessità. Complessità non solo per le imprese, ma per le famiglie, addirittura persino per lo Stato. E questo è importante perché la burocrazia del nostro paese, la burocrazia e la pressione fiscale sono talmente elevati che sono quasi insopportabili e vanno ad non stimolare la crescita, ma addirittura disincentivarla, e molto spesso favorendo l'evasione e anche la microevasione. Per cui noi riteniamo che qualunque tipo di azione politica seria che porti appunto ad un miglioramento del fisco, del sistema fiscale, debba necessariamente avere come presupposto intanto una riforma iniziale delle quattro maggiori imposte: IRPEF, IRAP, IRES ed IVA. In realtà noi con l'IRAP c'eravamo un po' il primo passo è stato realizzato, abbiamo eliminato l'IRAP per 835.000 persone fisiche. Peccato che non si è riuscita ad attuare il secondo passo, che avrebbe portato ad una abolizione graduale dell'IRAP per quanto riguarda le persone, le società di persone e le società di capitali. La interrompo magari, sì, sull'IRAP, perché così ho l'occasione di passare la parola al collega dottor Savio, che magari prosegue su semplificazione o fiscale, vediamo come organizzare l'ultimo tempo che ci è rimasto. La ringrazio per l'intervento sul mio argomento. Grazie Massimiliano. Tanto mi unisco anch'io ai ringraziamenti di tutti i presenti. Purtroppo siamo un po' in ritardo con i tempi, quindi dobbiamo accelerare anche gli interventi. Vi chiediamo di rispettare un po' i tempi, saremo un po' brutali eventualmente nell'intervenire, scusateci, in partenza. Io vorrei concentrarmi, il mio intervento e quindi le mie domande verteranno sull'imposta madre, o quindi sull'IRPEF tendenzialmente, perché sappiamo che ci sono diversi punti di vista e diverse modalità attive che i vari partiti e movimenti politici intendono attuare. Tralasciamo il discorso della riforma fiscale, perché l'avete già accennato che sia abbastanza arenato, però noi come Unione Giovani riteniamo essenziale, permettetemi questa piccola premessa, riprendere alcuni punti che devono essere oggetto di intervento e devono essere considerati durante l'intervento nella prossima legislatura che andrete a fare. Il primo è un po' di equità, parla di equità, cioè già, ne abbiamo già parlato con la riforma fiscale, è stato accennato precedentemente, parliamo sempre di un'equità anche orizzontale, perché è indubbio che oggi il sistema prevede trattamenti fortemente differenziati e diversi tra le varie categorie che producono un reddito, diciamo, di lavoro allargato, quindi parliamo tra diversità tra dipendenti, autonomi, fino ad arrivare ai piccoli imprenditori, ma anche all'interno della stessa categoria ci sono delle difformità importanti. Solo perché un soggetto svolge un'attività in forma individuale o aggregata, oppure perché possiede delle partecipazioni, mi riferisco ovviamente anche al forfettario,
ma l'abbiamo visto anche recentemente con gli aiuti di Stato. Per esempio, un soggetto iscritto alla Camera di Commercio è trattato in modo diverso rispetto a un professionista che in Camera di Commercio non può essere iscritto. Quindi anche questo è questione di equità che deve essere sistemata e deve essere oggetto di intervento. Altro aspetto importante, essendo un'associazione di categoria soprattutto giovanile, è la tutela dei giovani, giovani attuali, ma soprattutto delle future generazioni. Parliamo quindi di un concetto allargato di equità generazionale, secondo noi. Perché? Perché i dati che ha pubblicato il MEF evidenziano degli aspetti preoccupanti, noti ma sempre più preoccupanti. Cioè che la spesa pro capita annuale ha raggiunto gli 11.000 euro contro gli 8.500 euro della media europea, il debito pro capite è oltre i 45.000 euro rispetto ai 28.000 euro della media europea. Quindi quando parliamo di modifiche, di riduzione della tassazione, che sicuramente fa tutti felici, dobbiamo anche capire, e quindi è anche compito di chi poi espone la normativa e le variazioni che vuole fare, quali sono le coperture. Quindi se stiamo parlando di coperture presenti oppure se verrà fatto nuovo debito che andrà a incidere soprattutto sulle generazioni future. All'interno dell'Unione Giovani noi avevamo lanciato una proposta, era un'idea, poi si è concretizzata in una vera e propria proposta, che era quella di una deduzione generale per i redditi generati dagli under 30 su tutti i lavoro, su tutti i redditi derivanti dal lavoro, quindi indistintamente dipendente, lavoratore autonomo fino ad arrivare agli imprenditori, fino alla seconda, secondo scaglione IRPEF, quindi ai 28.000 euro. Era un'idea che poteva generare una maggiore spesa, quindi un volano all'interno dei conti dello Stato, e il costo previsto era di 4 miliardi e mezzo di euro. Questa proposta l'abbiamo, tra virgolette, rivista e comunque un po' modificata all'interno del programma di Italia Viva. Qualche nozione ne abbiamo visto anche in altri programmi, però è essenziale, soprattutto in una modifica di come proponete importante a livello dell'IRPEF, tutelare i giovani. Ultimo aspetto che riteniamo essenziale sono le aggregazioni professionali. Il mercato, l'economia, ma gli stessi clienti nostri ci incitano ad essere sempre più specializzati e svolgere l'attività anche in forma aggregata. Oggi però l'attuale contesto normativo è sfavorevole alle aggregazioni per due aspetti principali. Il primo è per esempio il forfettario, che aiuta chi svolge l'attività in forma individuale e non aggregata. Il secondo è altrettanto problematico, perché quando viene scavallato il primo problema, quindi due soggetti decidono di unirsi, oggi come oggi le nostre disposizioni normative non prevedono una norma che tratti la neutralità fiscale per le aggregazioni professionali, cosa invece che c'è per le aggregazioni, diciamo, imprenditoriali. Ecco, anche questo è una dicotomia che deve essere risolta, perché non lo diciamo per pagare meno imposte o tasse, ma perché guardando un lato di, diciamo, un futuro di 5-10 anni in avanti, ci accorgiamo che stiamo perdendo delle professionalità, perché la professionalità è anche evolvere, unirsi e ingrandirsi. Ecco, e quindi, ma non parliamo solo della professionalità dei commercialisti, ovviamente parliamo di tutte le professionalità. E in più il rischio maggiore, che noi lo vediamo già come commercialisti, è che dall'esterno, e quindi dall'Europa, che questi problemi non li hanno, iniziano a invadere anche il nostro mercato. Quindi c'è un doppio problema, che poi è un problema per il sistema paese. Questa è una piccola premessa per elencare quindi i tre punti essenziali che riteniamo importanti sulla manovra IRPEF, che quindi sono l'equità e quindi la relativa copertura, i giovani e le aggregazioni professionali. Io lascerei la parola all'onorevole Giacometto di Forza Italia, chiedendogli in breve tempo di fare un sunto del programma per quanto riguarda questi aspetti, e quindi li lascerei a lei per un paio di minuti, insomma. Grazie. Onorevole, mi scusi se la interrompo, per dare modo di fare un secondo giro di tavola a tutti, in maniera tale che sentiamo quelle che sono le vostre idee rispetto a quelle che sono i nostri domande. Potremmo fare un minuto a testa, così faremo due domande a tutti quanti, per poi chiedervi una chiusura sui temi generali che abbiamo trattato.
Mi chiedo scusa. Sì, grazie. Ma velocissimo, sul tema dell'IRPEF, vabbè, il nostro programma che è, come, dimostra quello che dicevo prima, e cioè che sulla delega fiscale si è fatto un lavoro che dal nostro punto di vista è stata una sintesi, vi è la riduzione degli scaglioni, ma noi prevediamo nel nostro programma di avere una tassa piatta al 23% e una no tax area fino a 13.000 euro, che consentirebbe di mantenere la progressività. E poi per quanto riguarda l'equità generazionale, che è un concetto che ritengo molto centrale, io la vedrei dal punto di vista anche, se vogliamo, previdenziale. Noi in questi anni abbiamo assistito a un dibattito tutto incentrato su quando andare in pensione, le quote 100, quota 102, quota 41. Nessuno si pone il tema dell'equità generazionale, appunto dal punto di vista dell'assegno pensionistico, che chi oggi è al lavoro e magari ha un'età compresa tra i 25 e i 50 anni avrà al termine della sua carriera lavorativa. Noi andremo tutti con un sistema previdenziale di tipo contributivo, mentre invece chi ci ha preceduto, bontà loro, è andato con un sistema retributivo, con la conseguenza che l'assegno a fine carriera nel loro caso è quasi pari all'ultima retribuzione, mentre invece nel nostro caso, nel caso delle generazioni che oggi sono al lavoro, sarà certamente molto inferiore. Ecco, questo tema è un tema che a mio giudizio deve essere affrontato dalla politica, magari attraverso anche la leva fiscale. Bisognerebbe incentivare maggiormente i sistemi di previdenza complementare, bisognerebbe trovare il modo di prevedere anche la possibilità di avere una dote familiare, di incentivare una dote familiare finalizzata a costruire un futuro pensionistico, perché a mio giudizio il tema del quando è certamente andare in pensione è certamente importante, ma è certamente più centrale il tema del quanto sarà dal punto di vista dell'entità l'assegno pensionistico. Cioè, ho cercato di stare nel minuto. Grazie mille. Lascerei adesso la parola all'onorevole Marco, all'europarlamentare Marco Dreosto, che poi so che purtroppo ci deve lasciare. Non so se è ancora collegato. No, bene. Allora, passiamo. Lascerei allora la parola all'onorevole Vita Martinciglio, del Movimento 5 Stelle, e sul quale avrei anche una domanda ulteriore collegata, se non ho letto male dal vostro programma, al cashback delle detrazioni. Ecco, perché onestamente da tecnico lo vedo un po' problematica l'attuazione, visto che senza aspettare la dichiarazione, vedere già riconoscersi le somme da parte dello Stato, non sapendo se produrrò un reddito o avrò un'imposta poi da su cui far valere quella detrazione. Ecco, quindi se magari ce la vuole spiegare un po', grazie mille. Allora, in realtà per quanto riguarda il meccanismo del cashback fiscale, anche lì in via di sperimentazione per un primo periodo è solo limitata alle spese mediche detraibili, per cui non e lì anche grazie al lavoro immane fatto insieme al governo siamo riusciti ad trovare una formulazione che permettesse anche di risolvere proprio quelle criticità illustrate da lei. Si tratta di un meccanismo semplice che permette l'immediato accredito sul conto corrente del contribuente delle spese detraibili, come ho detto prima, limitatamente soltanto alle spese sanitarie, purché il pagamento avvenga con strumenti elettronici. Quindi si tratta di un metodo banale, semplice, per semplificare la vita del contribuente e, perché no, anche contrastare la possibile evasione. Quindi limitatamente in un primo periodo d'attuazione solo alle spese sanitarie. Per quanto riguarda invece i tre punti, cercherò di stare anch'io nel minuto che mi è stato dato. IPERF, anche noi diciamo che la nostra posizione politica era chiaramente delineata nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva fatta congiuntamente dalle due commissioni finanza. Anche noi proponiamo come forza politica una rimodulazione degli scaglioni, una riduzione degli scaglioni IRPEF. Per quanto riguarda poi il mantenimento del forfettario, noi nel governo Conte 1 abbiamo introdotto questo sistema, quindi ne rivendichiamo anche gli effetti positivi. Però è pur vero che oggi costituisce questa soglia dei 65.000 euro, costituisce una sorta di burrone, un limite che scoraggia di fatto chi intende crescere, o meglio chi cresce magari può essere invogliato a farlo in nero. Noi come forza politica proponiamo uno scivolo biennale che accompagni
in maniera meno brutale qualunque tipo di contribuente poi nel passaggio ad un regime ordinario. Per quanto riguarda poi la parte anche relativa ad una, noi siamo formalmente convinti in una semplificazione del fisco con un investimento del fisco digitale, per cui riteniamo che bisogna sviluppare, bisogna migliorare tutto, per esempio la precompilazione, la dichiarazione che viene fatta appunto all'Agenzia delle Entrate, bisogna eliminare tutti quegli adempimenti superflui, e questo lo si può fare soltanto tramite una piena operatività di tutte quelle banche dati, di tutti quei dati che sono a disposizione da parte delle autorità. Solo una piena operatività appunto di questa e una trasmissione di questi dati permette effettivamente di eliminare tutta una serie di adempimenti che oggi appaiono superflui. Per quanto riguarda poi i giovani, la politica deve essere in grado di fornire un sistema che sia all'altezza delle aspettative dei giovani, che venga garantita la possibilità di realizzazione di un giovane che merita. Noi proponiamo il contrasto al precariato con il rafforzamento di quelle misure già contenute nel decreto dignità, proprio per agevolare quello che dovrebbe essere la normalità, ovvero un contratto a tempo indeterminato. Diciamo stop agli stage, a dei tirocini formativi che siano gratuiti, perché poi nella pratica diventa un vero e proprio sfruttamento della manodopera, e quindi un riconoscimento non solo di un salario minimo, quindi di un compenso minimo per gli stage e per questi percorsi formativi, ma anche un riconoscimento ai fini pensionistici. Scusi, onorevole, perché, e poi infine la interrompo, sì, solo per motivi di tempo, mi scusi. Lascerei la parola adesso al collega Leonardo Nese di Giunta per l'ultimo aspetto e quindi gli ultimi interventi da parte degli onorevoli presenti. Grazie. Sì, grazie Francesco. Buongiorno a tutti, sarò rapidissimo visto i tempi che ormai si stanno chiudendo. Avevo preparato un lunghissimo e bellissimo discorso sulle semplificazioni, però credo che sia importante sentire i politici. Quindi, diciamo, due numeri velocissimi: 168 scadenze il 20 agosto e in media 30 giorni all'anno per ogni impresa per far fronte a tutti gli adempimenti fiscali. Abbiamo il PNRR che ci impone la transizione digitale. Abbiamo quindi la necessità di semplificare le procedure fiscali, gli adempimenti fiscali, perché necessariamente ci troviamo in una posizione di minor competitività per le nostre imprese rispetto ai concorrenti internazionali, e c'è un forte disincentivo ad investire in Italia e sia un forte disincentivo per i giovani ad aprire nuove attività, perché spesso si scontrano con grosse problematiche. E quindi volevo chiedere su tre tematiche principali ai politici cosa hanno in mente, cosa prevedono le loro proposte, i loro programmi per quanto riguarda la semplificazione delle normative, la semplificazione degli adempimenti fiscali che sono molto cari a noi professionisti e infine cosa hanno ipotizzato per riscrivere il calendario fiscale. Le domande le vorrei fare alla dottoressa Schifone, all'onorevole Marattin e all'onorevole Ruocco. Grazie mille. Se posso subito, perché dovrei andare. Allora, diciamo, ne ho segnate 5 in realtà, perché anche le tre cose di prima vorrei per serietà rispondere. Vado subito. Coperture. Noi abbiamo dedicato una parte del nostro programma alle coperture, due fonti soprattutto. Uno, dal 2020 c'è un meccanismo tramite il quale lo Stato si guarda indietro nei tre anni precedenti e vede di quanto si è ridotto il tax gap. Per intenderci, dal 2014 al 2019 si è ridotto di 10 miliardi, quindi le cifre sono consistenti. Non c'è alcun automatismo che destini queste risorse alla riduzione della pressione fiscale. Tant'è vero che la politica se le prende e se le spende in mille cose. Noi proponiamo automaticamente le risorse derivanti dalla riduzione del tax gap già avvenuto, non quello da avvenire, sennò sarebbe una scommessa, vadano a ridurre le tasse. La seconda fonte di copertura, se voi guardate i consumi intermedi della pubblica amministrazione, nel 2009 erano 89 miliardi, l'anno scorso erano 110 miliardi, sono cresciuti del 25%, quasi il doppio dell'inflazione. Non c'è alcun motivo per questa extra crescita, quindi noi proponiamo, applicando le tecnologie di
determinazione dei fabbisogni, centralizzazione delle stazioni appaltanti e determinazione dei costi standard di far tornare la spesa per consumi intermedi al livello che avrebbe avuto se fosse stato in linea con l'inflazione. Queste due fonti di copertura. Sui giovani è stata già ricordata la nostra proposta sul permettere ai lavoratori autonomi, giovani ma non solo, di partecipare ai bandi, ed è stata anche già ricordata la nostra proposta di detassazione per gli under 25, riduzione del 50% per gli under 29. Sull'STP io ho presentato una proposta di legge l'anno scorso ormai e non si è riuscito a mettere nessun emendamento perché era sempre dichiarata inammissibile e la legislatura è finita e ora non ci sarà modo di esaminarla come proposta di legge, per eliminare il disincentivo fiscale alla creazione di società, perché è servito a poco permettere la costituzione di società se poi il passaggio alla tassazione per competenza ti crea i problemi che sappiamo, il disincentivo ovvio che sappiamo. Noi proponiamo di lasciare la tassazione in capo ai soci per trasparenza. Un pezzetto sul cashback fiscale, o cosiddetto tale, noi non pensiamo debba essere limitato solo alle spese sanitarie, perché se lo Stato vuole incentivarti, vuole ridarti una quota del consumo di penne, lo faccia in modo trasparente, lo faccia in modo chiaro, lo faccia appostando un capitolo di spesa. Credo che tutte debbano essere traslate? No. Delle 380 che passa che ce ne sono, o forse come si, quando si fa la pulizia di primavera, si svuota un armadio, qualcosa non serve, ci si accorge che 380 spese fiscali nell'IRPEF non sono tutte essenziali al mantenimento di un trend di crescita. Devono essere sempre al 19%? Non è detto, perché il 19% è quando prendi i soldi l'anno dopo. Se prendi i soldi il mese dopo, anche semplicemente attualizzando il valore, può darsi che qualcosa possa scendere al 18% e non muore nessuno. Questo per dire che per me non ci deve essere alcuna differenza con gli incapienti. Se lo Stato decide di sussidiarti chi compra penne, perché lo deve fare solo se sei sopra la soglia di incapienza? Lo fa e basta. Quindi il metodo del rimborso diretto permette più trasparenza, probabile che costi di più, ma questi costi possono essere recuperati anche semplicemente, ripeto, agendo sull'attualizzazione di quel 19%. Per quanto riguarda la semplificazione normativa, cominciamo a mettere la normativa tributaria in dei codici, perché nessuno sa dov'è la normativa tributaria italiana, cioè non si sa dov'è. Mettiamola in tre codici, imposte dirette, imposte indirette e altre imposte, dopo averla sfoltita ovviamente, dopo averla razionalizzata, in modo che sia aggiornata periodicamente, che sia sperabilmente tradotta in inglese, così magari qualcuno che ha voglia di andare ad investire in Italia può leggere prima che normativa fiscale c'è. La semplificazione delle procedure, chiudo, è stata la scommessa perduta del fisco elettronico. Il tax gap si è ridotto per il fisco elettronico, ma l'altro lato dell'accordo era: io ti sposto tutto visibile, ma in cambio ti riduco gli adempimenti. Questo si è iniziato a farlo, ma non come avremmo voluto e dovuto fare, quindi la semplificazione degli adempimenti deve andare di pari passo sulla continuazione dell'investimento sul fisco telematico e digitale. Grazie mille per l'ottima spiegazione. Chiederei un intervento all'onorevole Ruocco, grazie. Buongiorno, grazie. Cerco di essere rapida. Innanzitutto, io più che parlare del futuro, a volte mi piace che i politici in campagna elettorale parlino di ciò che hanno fatto nel passato. Io sono stata presente alla Commissione Finanze e in quell'occasione abbiamo intanto iniziato a introdurre in maniera seria il sistema di fatturazione elettronica, e non è stato facile perché ci sono state delle difficoltà iniziali, è stato complicato farlo capire anche a ovviamente far capire questa introduzione così rivoluzionaria all'interno anche di sistemi economici piccoli, di piccola dimensione. Perché questo? Perché la fatturazione elettronica poi si è rivelato è andata nella giusta direzione, cioè si è rivelato comunque una pietra miliare che consente comunque di parlare di
di fisco telematico, di una serie di ovviamente procedure già inserite, cioè, è ovvio, ad oggi sarebbe impensabile ancora avere gli archivi come 20 anni fa con la fattura cartacea, eppure questo è stato uno step non banale che siamo riusciti a portare a casa. Questo per dire che però accanto al sistema di fatturazione elettronica che si è introdotto, si deve contemporaneamente alleggerire notevolmente il carico degli adempimenti fiscali. Io non so se si è saputo, perché diciamo a volte le notizie non escono al modo giusto, prima di questo decreto semplificazioni, questo recentissimo, io ben 2 anni e mezzo fa ho scritto un progetto di legge sulle semplificazioni fiscali che poi è passato all'interno del decreto crescita come emendamenti. Tra questi c'è per esempio l'eliminazione di una LIPE e una serie di anche procedure semplificative rispetto al dialogo tra amministrazione finanziaria e contribuente. L'amministrazione finanziaria dal suo canto non deve, questo per legge, appunto anche grazie a questo intervento, non dovrebbe mai andare a richiedere ai contribuenti dati che già ha, di cui già ha l'accesso. Questo può essere qualcosa, un'osservazione banale, ma anche no, perché accanto a questo si deve affiancare tutto quanto il sistema di integrazione delle banche dati. Cioè noi parliamo di ancora compilazione di moduli, di tutta una serie di dati che sono già in seno all'amministrazione, anche quella non finanziaria. Io parlo dei dati INPS, dei dati relativi ai lavoratori, di tutte quelle dati di fatturazione che adesso giacciono, delle fatture che giacciono nel cassetto fiscale, delle quali io devo ripetere nuovamente le dichiarazioni, devo ripetere, cioè tutto questo. Diciamo che in qualche maniera è anche un po' un malfunzionamento della stessa amministrazione a causa della mancanza dell'integrazione delle banche dati. Questo deve essere assolutamente, deve andare avanti, cioè si deve arrivare, a parte il discorso che anche questo appesantimento a conto e saldo, a conto e saldo, a conto e saldo, veramente diventa... Onorevole, mi scusi se la interrompo, e il concetto è chiarissimo, bisogna eliminare queste problematiche. Siamo veramente in chiusura e quindi vorrei dare la parola alla dottoressa Schifone per le sue considerazioni. Grazie mille. È muta. Ok, prego. Eccomi qui. Allora, io intanto brevemente un accenno sulla questione della professione e dei giovani. Ci sono vari problemi, cioè il problema sicuramente a monte è quello dell'orientamento, bisogna incidere anche su quello, perché a mio avviso nella professione c'è stata una perdita di prestigio e anche una perdita di modelli di ruolo, oltre che, insomma, raccontiamocelo, una perdita di redditività, e questo, insomma, questa diciamo, è la parte più cospicua e più importante a mio avviso. Il gap che noi abbiamo, diciamo, selezionato da colmare è sicuramente il gap territoriale, sicuramente quello generazionale, e appunto ne stiamo discutendo oggi, e sentivo parlare anche di genere, e sicuramente il gender gap è sostanziale, gender pay gap ancora di più. Però insomma questo poi è un argomento, ecco, lo volevo tenere di fondo, ma ci tenevo insomma a sottolineare. Noi di Fratelli d'Italia, che insomma i professionisti li abbiamo veramente ascoltati, sappiamo che insomma non possiamo più considerarli come dei privilegiati, come dei lobbisti o come degli elusori ed evasori da abbattere, e non come delle risorse da valorizzare. Sappiamo bene che oggi i professionisti italiani, i giovani, e perciò noi parlavamo e parliamo sempre di equo compenso, combattono con la proletarizzazione della professione, quindi stiamo parlando proprio di un altro mondo. Scusatemi, però insomma ho sentito il dibattito e quindi volevo
chiudere, molto interessante sulle aggregazioni professionali, poi magari faccio anche un passaggio velocissimo sul fiscale, però sulle aggregazioni professionali noi abbiamo fatto anche delle proposte diciamo puntuali, intanto per favorirle nell'ottica ovviamente di determinare delle maggiori economie di scala, e noi abbiamo diciamo immaginato l'estensione reale della tassazione forfettaria ad associazioni professionali e società diciamo tra professionisti, le STP di cui abbiamo parlato prima, e anche ovviamente trovare una soluzione per questo problema della doppia contribuzione previdenziale, quindi il contributo integrativo del 4% per i soci dell'STP. E quindi avevamo anche immaginato, questo è nel nostro programma, sentivo prima appunto sulla neutralità fiscale eccetera, anche immaginato l'estensione del bonus aggregazioni, ricorderete il DL del numero 34 del 2019, questo per esempio noi immaginavamo potesse essere esteso anche ai professionisti. Una cosa che diciamo da sempre nella modifica del sistema fiscale è delle ritenute d'acconto, che ovviamente penalizza soprattutto i contribuenti più deboli e che sono costretti a fare praticamente l'anticipo di cassa, no? E poi chiedere, noi sappiamo anche questi rimborsi a distanza insomma di anni eccetera. Un flash sul fisco, ovviamente noi diciamo immaginiamo una rivoluzione copernicana tra Stato e contribuenti, diciamo che la nostra stella polare è un fisco più equo, è una difesa del potere d'acquisto naturalmente degli italiani. E sapete che la nostra diciamo bandiera è la flat tax, lo dicevano anche dei colleghi precedentemente, noi di Fratelli d'Italia la immaginiamo incrementale perché è una cosa che si può fare subito, cioè il giorno dopo che diciamo ci sarà il nuovo Parlamento e noi speriamo anche il nuovo governo, ed è diciamo si basa sull'incremento del reddito rispetto all'annualità precedente, e quindi con la prospettiva naturalmente di una ampliamento per famiglie e imprese, sappiamo che insomma è un momento difficile. E poi chiudo, l'estensione della flat tax per le partite IVA fino a 100.000 euro di fatturato, quindi diciamo l'estensione un bel po' insomma rispetto a quella precedente. Sì, la ringrazio e la interrompo perché veramente siamo in chiusura. Una chiosa di un minuto, poi passo la parola a Matteo Delise per la chiusura. Un appello, diciamo, da giovane commercialista a tutti i politici che dovranno prendere in mano le redini del paese. E siamo nel 2022 e siamo nell'epoca delle decisioni rapide e veloci. È credo da 50 anni che si parla di riforma fiscale e non siamo ancora riusciti a mettere mano a questa riforma. Credo che i tempi siano maturi per fare qualcosa, perché lo incombe, perché il nostro paese lo richiedono i giovani, lo richiede la competitività del paese, e quindi diciamo un appello accorato per fare qualcosa e che la riforma sia strutturale e organica e non frammentata. Grazie mille e passo la parola a Matteo. Io ringrazio i colleghi di giunta e ringrazio i relatori che sono gli onorevoli che sono rimasti collegati con noi fino ad ora. Abbiamo fatto il possibile per rientrare nell'ora e mezza che ci avevate chiesto. L'onorevole Martigiglio e la dottoressa Schipone saranno sicuramente le nostre preferite perché sono restate fino alla fine. Però la cosa che a me preme far presente in questa sede è che abbiamo parlato di delega fiscale. E tantissimi rappresentanti che erano qui a parlarne fanno parte dei partiti che hanno abbandonato il percorso a metà, quindi la domanda è: perché se era così importante farla ve ne siete andata? Non c'è stato nessun tipo di risposta. Abbiamo parlato di incentivi alle imprese che tendono a fare riconversione della propria attività, di investire quindi su nuove tecnologie, ma paradossalmente questo Parlamento che verrà parla di abrogare delle norme quali Industria 4.0, Formazione 4.0, che andavano a fare degli incentivi. Si è parlato del lavoro, c'è stato ricordato l'importanza delle misure a sostegno del reddito, ma quando abbiamo parlato di giovani, quando abbiamo parlato di detassare gli straordinari, detassare i premi di produzione, detassare il giovane che lavora, anche lì in realtà si è un po' svincolato alla domanda. C'è stato addirittura un momento nel quale ci è spiegato che c'è un maggior welfare
nei paesi del nord Europa perché c'è una maggiore popolazione. Allora io a questo punto avrei paura a nascere a San Marino, perché a quel punto ne sono troppo pochi per poter avere contezza di un futuro, che se ci sarà o meno. Si è parlato di forfettario, ma tutte le volte che si parla di forfettario ci si dimentica sempre che il forfettario deve essere legato assolutamente ad una politica sulle aggregazioni, fare in modo che più persone si mettano insieme per poter sostenere un'attività che sia essa professionale o produttiva, può permettere alle stesse di crescere. Non basta solo un'agevolazione fiscale in tal senso, un'agevolazione fiscale che va a disincentivare le aggregazioni potrebbe essere assolutamente dannosa. Si è parlato, tutti quanti, me compreso, abbiamo parlato di semplificazione. Di fatto c'è stato un Parlamento che per anni ha parlato di semplificazione senza mai porre rimedio ad un problema davide. È stata fatta la fatturazione elettronica per andare a coprire l'evasione fiscale. La fatturazione elettronica è sicuramente un successo, anche perché semplifica la vita all'interno dei nostri studi. Ma se non si riesce, attraverso quella mole infinita di dati, a semplificare tutti quelli che sono gli adempimenti fiscali, se non ci si convince una volta per tutte che l'Agenzia delle Entrate deve avere semplicemente una funzione di controllo e di discussione, non può avere una funzione legislativa, perché la funzione legislativa deve essere da un'altra parte, ma soprattutto perché di fatto l'evasione fiscale non è estinta, non si è risolta attraverso politiche portate avanti solo ascoltando chi fa discussione e non ascoltando chi come noi in realtà si preoccupa di andare a fare in modo che quei redditi vengano poi come si dice, quei redditi vengano tassati per fare in modo che diventino oggetto dello Stato. Io devo dire la verità, l'idea nostra era iniziare questo confronto con la speranza che da qui si potesse partire con un dialogo fitto e serrato. Sono molto preoccupato dal fatto che in questa sede, in tanti casi, c'è stato risposto come se si rispondesse a una qualsiasi platea di possibili elettori. Noi siamo sicuramente elettori, ma siamo degli elettori che hanno delle determinate caratteristiche. Quelle caratteristiche sono a vostro vantaggio, cioè noi vogliamo essere a disposizione della politica, vogliamo farlo perché è senso civico provare a migliorare le cose. Abbiamo la necessità di essere ascoltati, perché se non c'è nessun tipo di ascolto, non c'è nessuna volontà reale di cambiare quella che è la situazione attuale, molto probabilmente ci metteremo ancora più tempo di quello che voi immaginate per uscire da un buco nero che può chiudere tutte quelle che sono le nostre speranze di un futuro migliore. Quando si parla di fisco, di tasse, di imposte, di contributi, quello che volete, è necessario che a farlo ci sia chi ha studiato quella materia. Quando si parla di giovani, è necessario che ci siano i giovani, perché abbiamo molto più interesse noi a sapere il mondo come sarà il mondo che ci troveremo di fronte da qui ai prossimi 20 anni, che chi quel mondo probabilmente non lo abiterà mai. Quindi io vi invito a mantenere questo dialogo aperto, vi invito a darci più ascolto, vi invito a metterci alla prova, a provare ad applicare quelle che sono le nostre soluzioni, perché potrebbero avere senso. Semplicemente questo. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Buonanotte, grazie per essere rimasti fino all'ultimo. Grazie. Arrivederci. Arrivederci.